Il motivo dell'incontro di oggi? Prego. Io non sono un giornalista, quindi se il motivo dell'incontro di oggi di cosa ne parliamo? Ma guardi, se lei non lo sa, Ma io non faccio il giornalista, no, quello è quello che. ma voglio dire, perché le verità e le informazioni sono negate non solo a tutte e tutti i napoletani, ma a tutte e tutti gli italiani. Il problema vero è che questo popolo saprebbe cosa decidere. Se non altro per l'infamia di un regime condannato dalla giustizia internazionale, ma costituzionalizzata come ormai delinquente professionale da più di 30 anni. Quindi il motivo è che cerco, anche qui, cerco di dare l'occasione, facendolo sapere alle napoletane, ai napoletani, ai campani, che di nuovo posso parlare loro in piazza, sui marciapiedi, visto che mi è impedito e vietato parlare dalla televisione di uno Stato criminale e anche da tutto il sistema mediatico che si è adeguato. Grazie. Prego. Grazie. Perché è questo. La stampa per la conferenza stampa, immagino fosse anche in diretta, ma sarà data dalla Radio Radicale e di conseguenza ancora una volta Radio Radicale è un'eccezione perché informa persino su di noi. Comincio. Allora, non so se ho preso tutti i microfoni, no, ce ne manca uno. Buongiorno a tutti. Allora, diciamo per Radio Radicale che in questa conferenza stampa che si svolge con Marco Pannella ed Aldo Loris Rossi alla vigilia del comizio della giornata della manifestazione in Piazza del Plebiscito a Napoli, e cioè domani, domenica 16 giugno, dalla mattina alle 10, poi andremo avanti per tutta la giornata fino a tarda sera. Per spartire con i cittadini napoletani il pane dell'informazione, cioè tutte quelle informazioni che sono negate al popolo italiano, ma in particolare. E poi lo vedremo con il professor Aldo Loris Rossi. Aldo Loris Rossi sono legate proprio al popolo napoletano e al popolo campano. La manifestazione è anche l'occasione per dare informazione e per presentare questa nuova campagna referendaria difficile. Campagna referendaria sui 12 referendum. Sei di questi referendum in particolare riguardano il problema della giustizia in Italia, affrontano il problema della giustizia in Italia. Giustizia che è, possiamo dire, nemmeno la Cenerentola, ma è proprio sta a dimostrare per come è stata gestita nell'ultimo trentennio. La vera e propria resa della democrazia italiana. Ci troviamo alla vigilia del trentennale dell'arresto di Enzo Tortora, che fu arrestato il giorno dopo, il 17 giugno. Quindi 30 anni da quell'arresto, 30 anni da quella battaglia per la giustizia giusta che i radicali già ponevano all'attenzione degli italiani che vinsero insieme al popolo italiano con un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, referendum prontamente tradito dal Parlamento e dal governo, dalla legge Vassalli che fu subito dopo fatta e che negò quello che gli italiani avevano espresso con quel referendum nella battaglia Tortora. Vedete, se parliamo di attualità politica, ma come si fa a parlare
di attualità politica quando sono 33 anni che l'Italia viene costantemente condannata. Guardate, non solo per la violazione degli articoli della Convenzione Europea dei Diritti Umani, ma viene condannata con il monito che mette in pericolo lo Stato di diritto. Cioè, quindi un deficit fortissimo di democrazia. E l'attualità, posso farvi vedere il titolo di oggi, per esempio se pensiamo alle carceri, della ministra, dell'intervista che il Corriere della Sera appunto ha fatto alla ministra della giustizia Anna Maria Cancellieri, e lei subito mette le mani avanti: attenzione, i provvedimenti che sto per varare non sono uno svuota carceri. Dice semmai, per fare una riforma strutturale, lei a dirlo, occorrerebbe un'amnistia e un indulto. Quindi la stessa ministra afferma che le misure, che fra l'altro oggi non sono nemmeno all'ordine del giorno come era previsto del Consiglio dei Ministri, a meno che decidano di mettere questo tema fra le varie e le eventuali, perché io ho letto i temi all'ordine del giorno e questo delle carceri non c'è. E questo, cioè lei stessa a dire che non siamo sulla strada per rispondere all'Europa, alle condanne che abbiamo ricevuto, al rischio di essere consistente, di essere messi fuori dalla comunità internazionale e dall'Europa per il trattamento che riserviamo al popolo italiano. Io vorrei darvi alcuni dati che non so quanto siano conosciuti, ma che danno la misura di questa vera e propria debacle del sistema giudiziario italiano. Allora, non parliamo noi, parla il Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, che fornisce questi dati perché da decenni l'Italia è sotto osservazione e, esaminando un cinquantennio, gli ultimi 50 anni, che cosa ci dice? Che l'Italia, per l'eccessiva durata dei procedimenti penali e civili, ha riportato, udite udite, 1095 condanne. La Francia, che viene subito dopo di noi, sapete quante ne ha riportate? 278. 1095, 278. La Germania, 54. La Spagna 11, quindi stiamo parlando di paesi che possono essere paragonati con l'Italia. Se andiamo a vedere le violazioni dei diritti dei propri cittadini riscontrati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel 2012, questi sono gli ultimi dati, lo Stato italiano è stato condannato a versare indennizi, e qui parliamo di denaro pubblico, di 120 milioni di euro, la cifra più alta mai pagata da uno dei 47 Stati facenti parte, membri del Consiglio d'Europa. Inoltre, in una classifica, diciamo così, rovesciata, l'Italia è prima per le sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo e non eseguite, cioè io faccio una sentenza e tu non la esegui. Siamo a 2569 sentenze non eseguite rispetto alle 1780 della Turchia e alle 1087 della Russia, cioè non stiamo parlando degli altri paesi dell'Europa evidentemente più ristretta, possiamo dire a 27 o a 15. Se arriviamo ai trattamenti inumani e degradanti negli istituti penitenziari, qui dobbiamo distinguere, e finalmente sembra che il ministro Cancellieri comincia ad ascoltare le nostre parole, dobbiamo distinguere fra i dati ufficiali falsi
e i dati reali di quelle che sono le capienze regolamentari nelle nostre carceri. Perché se parliamo dei dati ufficiali, noi in 100 posti mettiamo 147 detenuti. Se parliamo dei dati reali, che adesso anche il DAP comincia ad ammettere, mi hanno parlato di una riunione kafkiana, assurda, di qualche giorno fa, in cui c'era un alto funzionario che chiedeva di rimediare i posti, insomma, aprite qualche cosa, lì riaprite sezioni vecchie, metteteci un passeggio e così aumentiamo questa capienza regolamentare. Bene, se parliamo dei dati reali, noi abbiamo in 100 posti, mettiamo 178 detenuti. E diciamo che adesso questo viene ammesso. Quindi, se consideriamo, sempre raffrontando i dati, perché noi dobbiamo fare questa comparazione con i paesi europei, solo 5 paesi hanno superato la soglia dei 130 detenuti ogni 100 posti disponibili. Ripeto, secondo i dati ufficiali siamo a 148. Ebbene, questi 5 178 paesi, eh? ho detto No, ho detto 148 quelli secondo i dati ufficiali, ah, ufficiali, ufficiali. 178 secondo i dati veri, reali. Ecco, quelli che hanno superato i 130, so, i 100 posti disponibili, sono, udite, udite, vi dico i nomi di questi paesi: Cipro, Ungheria, Italia, appunto, Grecia e Serbia. Questa è la situazione del nostro paese. Oggi c'era un economista, non ricordo il nome, mi pare sul Corriere della Sera, che affermava, gli chiedevano che cosa può fare subito il governo per risolvere il problema che è. E questo rispondeva: stare fermo, perché nella situazione in cui è precipitata anche con il debito pubblico che è di nuovo aumentato. Il nostro paese non è che le cose si vedono nel giro di 9. Allora, noi abbiamo la proposta di una riforma che torneremo a spiegare e a proporre nella giornata di domani con Marco Pannella, che ricordo oggi ha ripreso la sua iniziativa non violenta con lo sciopero della fame e della sete. Oggi è il secondo giorno. Domani sarà il terzo. La nostra proposta è l'unica, si parla di tempi, l'unica strutturale, cioè che incide direttamente nella struttura della giustizia del nostro paese, che può in tempi rapidi cambiare, cioè visibilmente magari far passare l'Italia dal 178esimo posto in cui si trova, se consideriamo il sistema giustizia, che ne so, al 140esimo, al 130esimo nel mondo. L'unica riforma è questa, quella dell'amnistia e dell'indulto. Perché altrimenti lo Stato italiano, il Parlamento e il Governo dovrebbero, loro che non hanno voluto introdurre, se pensiamo al fronte carceri e al fronte sicurezza, il reato di tortura nel nostro ordinamento, beh, dovrebbero avere il coraggio almeno di ammettere che sono disposti a tollerare i trattamenti che non tollerano nemmeno per gli animali. Ricordiamocelo, vengono chiusi gli allevamenti quando lo spazio disponibile, per esempio, per i maiali è 6 metri, non è sufficiente. Loro sono disposti a tollerare questa tortura ancora per molto tempo. Io credo che di fronte all'Europa tutto questo è inaccettabile. E concludo con altri dati che credo siano interessanti quando le nostre prime pagine dei giornali sono tutte sull'economia, sono tutti sui soldi, sui risparmi che si devono fare. Allora, noi abbiamo questa debacle del sistema giudiziario. E andiamo a vedere allora quanto spende l'Italia. L'Italia destina alla giustizia 7
senza le carceri la stessa percentuale di PIL, cioè lo 0,4% di Germania e Spagna, e molto di più della Francia, che si attesta allo 0,2%. Allora, noi abbiamo lo sfacelo del sistema giustizia, ma destiniamo tanto quanto in percentuale destina la Germania. Se poi consideriamo anche l'amministrazione penitenziaria, la cifra si avvicina attorno ai 3 miliardi di euro all'anno, la nostra percentuale di PIL che destiniamo solo a questo settore così fallimentare, la nostra percentuale di PIL è dello 0,2%, che è identica a quella di Spagna e Francia e doppia rispetto a quella della Germania, che destina lo 0,1%. Questo è uno studio comparato fatto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica assieme all'Istat. Allora c'è qualcosa che non va, dobbiamo pensare anche nel modo in cui si spendono i denari dei cittadini. Se la giustizia è ridotta ad essere umiliata in Europa, sia per quel che riguarda i processi, sia per quel che riguarda le condizioni di detenzione. Per questo domani saremo insieme a tanti altri che hanno voluto essere con noi in questa si lotta di fronte all'inerzia, all'incapacità, magari hanno pure buona volontà, ma non ci riescono. Si lotta e chiediamo, saremo a Piazza del Plebiscito, chiediamo al popolo italiano di trovare la forza dentro se stesso per lottare insieme a noi, lo chiediamo alle famiglie, chiediamo che vengano con i loro bambini, con i loro nonni. Marco ricorda quanto sono stati importanti i nonni per vincere le battaglie. Le nonne, lui sempre matriarca. Per vincere le battaglie di civiltà di questo nostro paese, come il divorzio o l'aborto. Quindi è questo non l'appello, diciamo semplicemente facciamolo insieme per aiutare magari il Presidente della Repubblica, per aiutare il Presidente del Consiglio, per aiutare il Parlamento che non riescono, magari volendolo, non lo so, ma che non riescono a scalfire di un millimetro questa situazione. Io ho finito, do la parola ad Aldo Loris Rossi, che ha una cartina inquietante della Campania. Sì, io vorrei partire da un problema di mia competenza, quello del settore territoriale, urbanistico e ambientale, e segnalare che c'è una... Scusa, hai scelto questa competenza, sì, però? Per partire. Perché, no, appunto, perché la tua competenza nessuno può usare e ridurre ad un, sì, solo aspetto. Sì, allora, la scadenza preoccupante, questo lo segnalo agli amici giornalisti, che dal 1 gennaio 2014 bisogna realizzare le città metropolitane. Quindi l'Italia sarà articolata in 9 o 10 città metropolitane che assorbiranno una serie di questioni finanziarie per essere, come dire, risolte, e hanno come prospettiva un dato oggettivo, quello di riequilibrare l'apparato produttivo italiano e l'armatura urbana. Questa è la portata degli interventi sulle 10 aree metropolitane. Segnalo un altro dato allarmante, che è il seguente. L'area metropolitana di Napoli è l'ultima delle 107 province di Napoli per qualità della vita. Cioè c'è un dato impressionante, che è l'altissima concentrazione demografica e l'altissima concentrazione edilizia, perché la provincia di Napoli ha la più alta densità abitativa e la più alta densità edilizia d'Italia. In più
non ha un'armatura urbana e produttiva accettabile, perché è un territorio in sfacelo. Allora la stampa dovrebbe, come dire, dare una mano a segnalare questi problemi, perché questi problemi non vengono percepiti dalla coscienza collettiva. Dire che la città metropolitana di Napoli è già una condizione esplosiva significa che la città metropolitana è l'epicentro del malessere non solo della Campania, non solo del Mezzogiorno, ma dell'intera Italia. Pensate che si sta realizzando oggi a scala europea una rivoluzione urbanistica straordinaria. Si stanno realizzando i corridoi transeuropei. I corridoi transeuropei sono dei collegamenti privilegiati che sono interpretati ora come assi di sviluppo. L'Italia è interessata a quattro di questi corridoi transeuropei, cioè due interessano addirittura la provincia di Napoli, cioè perché la provincia di Napoli è attraversata dal corridoio transeuropeo 1 Berlino-Roma-Palermo, mentre è anche interessata al corridoio 8, cioè Napoli-Bari-Sofia-Larna. Quindi sarebbe una condizione, come dire, ottimale per recitare un ruolo di primo piano, però non si vedono piani per la provincia di Napoli. Pensate che Napoli da 20 anni, e questo vorrei che, come dire, ne tenesse conto i giornalisti, amici che sentono questa conferenza stampa, cioè da 20 anni Napoli non riesce a fare un piano territoriale della provincia. Questo è un handicap enorme, che se da gennaio prossimo parte la città metropolitana, bisogna capire da dove iniziamo. Perché non si fa da 20 anni il piano territoriale della provincia di Napoli? Per una ragione semplice. 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, fu presentato dalla sinistra uno schema di piano, un PTCP. E noi abbiamo, io come parte urbanistica, gli altri amici come analisti del settore agronomo, abbiamo individuato e scoperto una cosa raccapricciante, che l'area metropolitana di Napoli, cioè l'area provinciale, nel piano veniva urbanizzata per 25.000 ettari di aree agricole altamente produttive. Ora 25.000 ettari sono la metà di quelli esistenti. Ma si può chiedere, ma 25.000 ettari che cosa sono? Quanto sono? A che corrispondono? Due volte, più di due volte, il confine di Napoli. Quindi era la licenza di uccidere la provincia di Napoli. Queste due critiche incrociate, quelle dal punto di vista dell'agricoltura e degli agronomi, e quello mio dal punto di vista urbanistico e territoriale, hanno messo in crisi questo sistema, al punto che Gianfranco Nappi, il segretario provinciale dei DS, fece una lettera sul Repubblica: chiediamo scusa per il piano e lo ritiriamo. Ora voi vi rendete conto che cosa significa questa tragedia? Perché questa è la patologia drammatica, perché dal dopoguerra Napoli c'ha la madre di tutte le miserie napoletane, è una sola: l'urbanizzazione senza sviluppo. Voi pensate che nel 1945 Napoli aveva gli stessi abitanti di oggi, cioè noi abbiamo oggi 960.000 abitanti, sono esattamente quelli del 1945. In più, il PIL dell'area metropolitana di oggi è quello del 51, cioè noi ristagniamo per popolazione e sviluppo. Però che cosa abbiamo fatto, come dire, parallelamente?
abbiamo distrutto un patrimonio naturale e storico di straordinario interesse paesaggistico. Allora voi vi chiedete, ma a chi bisogna dire queste cose? Poiché la stampa raramente le registra queste verità. Perciò io raccomando agli amici che non è possibile che una metropoli come Napoli sia rassegnata a questo disastro micidiale. Dice, ma che cosa si potrebbe fare? Io mi atterrai 10 minuti assegnati. Che cosa si potrebbe fare? Pensate che Napoli è periferia dell'Europa. Qui noi siamo ai margini del motore, diciamo, del pentagono metropolitano che forma la fortezza europea, che è Milano, Parigi, Londra, Amburgo, eccetera. Questo pentagono è considerato come il nucleo forte dell'armatura urbana europea. Chi è dentro ha tutti i vantaggi di questa fortezza. Chi invece ha i margini conta veramente nulla. Noi abbiamo lo stesso destino del Portogallo, della Spagna, della Grecia e della Turchia attualmente. Però noi abbiamo delle potenzialità, e questo vorrei non essere considerato un catastrofista, perché è vero che Napoli è la periferia dell'armatura urbana europea, ma è anche il baricentro del Mediterraneo. Qui si apre una prospettiva enorme. La politica europea è caratterizzata sempre da un eurocentrismo. Voi vedete anche tutte le fondazioni parlano di Europa e di Italia e Europa, Italia e Europa, però nessuno si preoccupa di dire che ci sta un bacino del Mediterraneo, che è una prospettiva in straordinario fermento. Quindi noi diciamo, parlate bene, bisogna correggere questa prospettiva eurocentrica in una prospettiva euromediterranea. Perché Napoli fa parte di quelle metropoli mediterranee che hanno una potenza demografica e anche, diciamo, produttive e scientifiche non di poco conto. Perché per esempio Napoli ha la stessa consistenza territoriale di Roma e di Atene, quindi sono già Barcellona, Venezia e Genova stanno in secondo ordine. Quindi se noi riuscissimo a far capire che la Napoli può non ridursi alla provincia di Napoli, perché la provincia di Napoli è la più piccola delle 11, delle 10 province, delle 10 città metropolitane, 1170 km quadrati. Per capirci, Torino ha 6800 km quadrati, Roma ce n'ha 1300 km quadrati. Allora, diciamo, noi possiamo recitare un ruolo importante nella misura in cui chiediamo per far partire questa area metropolitana una estensione territoriale che includa anche la provincia di Caserta. Perché? Perché mai nella storia Napoli è stata distinta per i suoi interessi territoriali dalla piana di Caserta. Questo l'aveva capito benissimo Carlo di Borbone quando mette la capitale, la nuova capitale, a Caserta. Allora io segnalo questo punto che è cruciale perché ai giornalisti, perché da gennaio in poi comincerà la solita solfa di chi vuole mantenere, far coincidere la provincia di Napoli con la città metropolitana, e sarebbe l'atto di morte di Napoli, perché Napoli non può più risolvere i suoi problemi all'interno del confine provinciale. E se c'ha 3 milioni di abitanti concentrati su 1171 km quadrati, non ce la farà mai, perché la città più alta è la metropoli ha più alta densità abitativa e edilizia d'Italia. Quindi questo punto è cruciale. Guardate bene che fino all'inizio dell'Ottocento esisteva una sola provincia nella piana campana,
che era l'antica Campania Felix. Poi c'era un'altra provincia nell'area salernitana che naturalmente era il Principato Citra, e una terza provincia nella zona degli Appennini, nel Sannio antico, che era il Principato Ultra. Allora noi abbiamo un urgente bisogno di chiedere la unificazione, la estensione dell'area metropolitana alla piana Campania. Questo farebbe gioco anche alla provincia di Caserta, che sparisce per legge, invece potrebbe recitare un ruolo enorme, se si aggrega, e quindi non fanno resistenza a Napoli. Napoli con i dati riequilibrerebbe già la densità abitativa, e poi si vorrebbe un grande problema, quello di indicare un asse di sviluppo Roma-Caserta-Napoli, che è l'asse che aveva previsto Compagna alla metà degli anni 60, un asse di riequilibrio economico territoriale che può recitare un ruolo enorme, anche perché questo asse oggi coincide con il corridoio transeuropeo 1, Berlino-Roma-Palermo. Allora si apre una prospettiva straordinaria se si vince la resistenza feudale di tenere il territorio frantumato in mille pezzi, perché fa comodo ai politici locali, ognuno c'è il suo feudo, Vassalli, Valvassini e Valvassori, quindi si crea una condizione allucinante. Quindi occorrerebbe una dimensione etico, politica, economica, una responsabilità che oggi non si vede all'orizzonte, che già sono cominciate le tensioni, Caserta e via, Napoli è diversa da Caserta, le province interne. Pensate, anche per avere un ordine di grandezza preciso della drammaticità, oggi la Campania ha 5.700.000 abitanti, però 5 milioni sono concentrate nelle tre province costiere, 5 milioni, solo 700.000 abitanti nelle due zone interne. Io agli amici di Avellino e Benevento, infatti, uno sforzo per unificarvi, perché se avete 350.000 abitanti però non conterete nulla. Se voi vi individuate come un'unità organica sannita di 700, la cosa cambia. Quindi la piana campana avrebbe una dimensione notevole, perché diventa identica come demografia e come ampiezza territoriale. Ad Atene c'ha circa 3.800 km quadrati di estensione e circa 4 milioni di abitanti. Napoli avrebbe 4.000 km quadrati di estensione e 4 milioni di abitanti. Cioè sarebbe anche quasi simile a Roma, che ha gli stessi abitanti, circa 4 milioni, ma un territorio leggermente più ampio. Allora, diciamo, cambia la prospettiva di Napoli. Cambia enormemente, sia perché per la nuova prospettiva euro-mediterranea, quindi di essere il baricentro del Mediterraneo, e sia per avere una consistenza demografica e territoriale e anche produttiva, perché è chiaro che il piano che si dovrà fare dell'area metropolitana dovrà essere un piano capace di riqualificare la struttura economica, ridisegnando l'apparato produttivo e realizzando una rifondazione dell'armatura urbana. Questa è una grande prospettiva. Noi, l'Ordine Nazionale degli Architetti, sta affrontando questo problema a scala nazionale. L'Ordine di Napoli mi ha chiamato per fare un gruppo di studio in cui ho proposto queste tesi qua, e che sembra che siano convincenti per gli amici del, tant'è che la consulta, che ora è coordinata da un anziano e valente architetto, può affrontare questi problemi in chiave innovativa e non parassitaria, difendendo interessi feudali dei singoli gruppi, perché poi il territorio campano è frantumato in innumerevoli clan politico-camorristici, che naturalmente
difendono con le unghie e con i denti i loro interessi, però bisogna far capire che finita questa epoca, o Napoli riesce ad avere un respiro metropolitano o è definitivamente affossata. La nostra speranza è che si possa aprire questa grande prospettiva, sia di strutturazione di un'area metropolitana che includa la Piana Campana, insomma l'antico Ager Campanus, che è un nucleo verde. Quando si diceva Campania Felix, è perché la Campania Felix era riferita alla Piana Campana, che aveva una capacità produttiva straordinaria, e uno dei capisaldi era Capua, l'antica Capua. Ora Capua sta facendo sforzi enormi per rilanciarsi, e quindi l'asse antico di sviluppo è Capua Napoli. Noi aggiungiamo che questo asse si deve innestare a questo corridoio transeuropeo Berlino-Roma-Palermo, che deve diventare piattaforma logistica, nuova piattaforma logistica nel quadro della pianificazione euro-mediterranea, che deve attuare il programma della conferenza di Barcellona del 95, di individuare il Mediterraneo come zona di libero scambio. Questo metterebbe in moto una prospettiva straordinaria, cioè per rivitalizzare tutte le città costiere del bacino del Mediterraneo. Ma è una prospettiva per ora solitaria, perché vedo che questa prospettiva lanciata appunto qualche anno fa da Pannella, Bonino, eccetera, che è condivisa però è tollerata o è obliterata o comunque non se ne vede la grande potenzialità di sviluppo. Allora chiudo dicendo che, sempre raccomandando agli amici giornalisti di ricordare questo baratro in cui sta Napoli e di tenere conto che si può uscire da questo baratro a queste condizioni, realizzando un asse di riequilibrio economico del territoriale Roma-Caserta-Salerno e aprire una grande prospettiva euro-mediterranea. Grazie. Parola a Marco Pannella. Da ieri pomeriggio a questa mattina ho avuto occasione di incontrare molte persone, camminato anche per le strade, che varie strade mi conoscono, mi riconoscono, e quindi ho potuto constatare non una sola persona. Tanto ieri andando a Bersagliera, perché io quando faccio le sciopere della fame e della sete ho appreso a non rinunciare ma a coltivare la convivialità come spazio, come ritmo anche nell'organizzazione del proprio tempo. E quindi così, d'altra parte mi sono divertito molto in anni lontani. Quando si diceva questo, per esempio, a scuola, andavo a Giolitti la mattina, prendevo, erano amici tutti quanti, guardate, allora, dicevo, portate le solite cose, mi mettevo all'esterno, potevo anche fumare, e cappuccini, cannoli, brioche, eccetera. Dopodiché c'era un paio di compagni, ma anch'io la luce non era ancora così caratteristica da Vegliardo, e telefonavo alle agenzie, ai giornali, alle sedi dei partiti, eccetera. Ma siamo scandalizzati, che giornale di informazione siete. Quello dice sempre, fa lo sciopero della fame, non lo fa mai quello del fumo, della sete, e quello deve stare mangiando, abbuffandosi di brioche, di cappuccini,
E ho usato spesso questa cosa. Vi dirò, a proposito di Cosentino, l'ho usato proprio anche un mese e mezzo fa. Arrivavano, fotografavano, allora le foto, e alla fine veniva qualche notizia scritta, era questa. Naturalmente era facile ottenere anche, come dire, scuse formali. D'altra parte l'ho fatto di recente, non avendo mai incontrato, almeno non ho mai parlato con l'onorevole Cosentino, eroe, eroe negativo, ma chi lo sa, soprattutto eroe negativo, del fatto nel fatto quotidiano, di dettaglio, ho detto tra l'altro per la nostra quotidiana quello, e allora ho detto, ma ho chiamato la segreteria, poi ho detto in un chiedo, guarda, io vorrei invitarti a cena a Roma, vi parliamo un po' di quello che fate sulle carceri, sulle altre cose, che tu sei indicato come il capo più autorevole della criminalità campana. Io, siccome so che la criminalità nazionale è quella campana inclusa, la vera è la ufficiale criminalità politica dello Stato italiano, lo ripeto, in una condizione di flagranza dei massimi reati del diritto contemporaneo, quello per cui contro lo Stato di diritto e il diritto contro i diritti umani. Sono 50 anni, si sono mangiati in 4 o 5 anni la Costituzione, colpevole di essere il prodotto non solo loro, i partiti eredi, cioè la continuità, c'era la Partito Garcia fascista, poi era previsto Bottai e poteva passare la Partito Garcia antifascista. E con questa continuità partitocratica abbiamo avuto questa Costituzione che ha risentito, malgrado tutto, dell'antifascismo liberale, dell'antifascismo azionista, dell'antifascismo socialista, direi del globo mondiale, cioè, riuscì a produrre una Costituzione per la quale veniva evocato un momento fa dal fatto che il primo gennaio, adesso 14, scattano le aree metropolitane. Ne parlavamo da tempo, non so se sono molto discoste da quei 92 comuni che io non so quanti secoli fa ritenevo dovesse essere l'area metropolitana di organizzazione della ripresa, della difesa del nostro territorio, anche dello Stato italiano, ma appunto adesso abbiamo altre cose, vorrei fare un solo esempio. Il problema della Costituzione nostra comportava sicuramente, essendo la Costituzione nuova, la necessità di produrre con rapidità, dire giustizia, fare giustizia dello Stato precedente e soprattutto del fatto che lo Stato precedente aveva un connotato, rispettava la propria legalità. La propria legalità conteneva infami come i reati di opinione, come altre cose che noi sappiamo, e per il resto rispettava la sua legalità. Mentre la nuova forma della partitocrazia è data dalla pratica negazione della vita del diritto. Il diritto
non è mai da noi vigente, il diritto formale è scritto e vive anche di continue illusioni, inganni, è una cultura, direi una cultura, d'altra parte diciamo pure, noi che rappresentiamo tanta parte la storia euro-mediterranea da tutti i punti di vista, e la cultura prevalente napoletana, basta leggerla, vederla, prescinde totalmente anche a livello delle semplici nozioni, delle nozioni che sono a fondamento del diritto contemporaneo e del cammino di progresso culturale, antropologico, che pure c'è in modo nostro. Ma voglio dire, pensatevi in termini della difesa del diritto all'immagine, del controllo della nostra posizione, il giornalismo, l'informazione, eccetera, si era stabilito allora che entro pochi mesi occorresse far vivere la giurisdizione in modo assolutamente diverso. Tant'è vero che adottata la Costituzione all'inizio dell'anno, diciamo, poi si era stabilito a settembre di quell'anno, con la legge di attuazione, l'istituzione di riti straordinari per ciò che riguardavano le leggi riguardanti la stampa e l'informazione, quella che stabiliva anche che la giustizia doveva in genere su questi temi relativi alla identità e alla immagine delle persone, del vero, dell'esistente, doveva esserci una giustizia particolarmente, che non poteva durare oltre 3 mesi dopo l'evento ritenuto reato denunciato come tale. E io ho passato parte degli anni 50 a constatare che gran parte della realtà vedeva tutti, anche i migliori giuristi, avvocati, soprattutto della nostra sinistra e via dicendo, erano tutti quanti impegnati per invece far continuare a vivere una condizione per la quale la, perché lì è diventata evidente, non viene mai detto, la non ragionevole e non legale durata dei processi faceva sì che continuamente la giustizia funzionava usando il rito normale come punto di riferimento, da una parte, usandolo, evocandolo, usandolo quando gli conveniva al PM o alla difesa di qualcuno, e contemporaneamente evocando invece quello straordinario, mai poi rispettato, assolutamente. E su questo l'ordine dei giornalisti era l'ordine, ma che lo volevamo aiutare? Abbiamo 2 secoli in cui gli invocatori di ordine in genere hanno predilezioni necrofili, perché probabilmente nulla di più assoluto e perfetto è che la morte delle cose, insomma, del nemico, dell'avversario. E oggi ci troviamo in una situazione che Aldo Loris ha evocato. Lui ha parlato come fare. Difficilmente io ho sentito parlare dei magistris in termini di traiettorie di sviluppo, di contesto all'interno del quale il testo dell'amministrazione si sviluppava. Ma è vero che poi un giorno scoprì che lui aveva rivendicato, per dimostrare la genuinità delle sue tradizioni, che lui era sempre stato un lettore dell'unità, ma di altri giornali. Io, conoscendo la storia della sua famiglia, via dicendo, dico, ma conosco le nostre sinistre, sinistra napoletana, in genere molto dorso,
anche molto democrazia del lavoro, molto magari nitti, magari molto quel radicalismo al quale si deve, per esempio, i primissimi anni della vita del Mattino, che è nato, era sicuramente di cultura e di ispirazione propriamente radicale, di un radicalismo che possiamo dire nello stesso tempo trionfava in Francia come fatto centrista, di centro. Terza Repubblica era già iniziata, perché di centro? Perché come motore riformatore, il motore della realtà è quindi una cosa ben diversa dei rivoluzionisti o dei... Certo, si sente poco parlare in questi giorni, come diciamo, di un fatto che a destra si potrebbe dire. C'è un noto pensatore, direttore dell'Ottocento, diciamo Fincinella, che sarebbe stato l'apologeta dell'attivismo, sorellismo, ma oggi vediamo pure diventa sorellista, sorelliano, non solo, quello sarebbe un tantino più naturale, La Russa o quest'altro qui, eccetera. Ma li vediamo anche nella sinistra più per bene, insomma più classica, eccetera. Ci sono delle illusioni attivistiche, sorrellistiche, sorrelliane, e così ci troviamo senza progresso. Ma vorrei terminare per dire semplicemente questo. Io so che alcuni decenni fa, per esempio, io ero non napoletano, perché non credo che napoletani mai sono stati di notte a fare politica, magari ai televisioni, una cosa poco elegante. Alcuni decenni fa, alcune televisioni, attente anche, come si doveva, ai propri bilanci, quindi attente anche alle audience, via dicendo, mi facevano fare quasi nottate intere di fili di venti e andate. Parlo di nottate intere, poi di frequente, sui momenti più difficili. Adesso oggi vorrei proporre un premio giornalistico a Napoli. E io propongo ufficialmente, anzi per me, c'è il premio per il giornale Cronache di Napoli. Che chiesto l'editore e il giornalista, o sono matti, e vabbè, in questo caso non c'è d'oro, però qualche volta dei matti fanno pure le buone cose. Andate quasi una pagina al fatto che io sono venuto qua, domani il popolo napoletano potrebbe rischiare di non essere come la realtà antidemocratica di oggi esige, di essere solo assente da Piazza del Plebiscito. Chi lo sa? Ma scherziamo, c'è un fatto. Noi con quelle liste, Amnistia, Giustizia, Libertà, dopo dal 76, diciamo noi notoriamente conosciamo molto bene, viviamo anche nelle carceri, nelle vivenze, perché ci siamo sempre occupati di diritto e di giustizia. Ma come facciamo a dire, ma abbiamo un magistrato, un povero, credo, che a un certo punto avanti ieri ha detto quello che oggi ha detto 3-4 volte a Dolores, ha detto qua una immane tragedia, qui stiamo per più giudicare una immane tragedia, non solo che c'è stata, stiamo giudicando perché ancora c'è stata, non è che facciamo a babbo. E poi quello stesso magistrato
alla fine in questo processo, che aveva avuto subito una cosa molto chiara: la magistratura e la cultura e la politica napoletana aveva trovato normale che a quella radio radicale che, dando in diretta i processi contro Tortora con le favolose requisitarie di marmo o di pietro, di Perci, tutti questi grandi magistrati con grandi carriere successive, però quanta gente ha imparato ad essere attenta ai problemi del diritto grazie al fatto che magari da ragazzo ascoltavano hanno ascoltato queste, magari in diretta, le udienze del processo al posto, testimone della giustizia napoletana. Sì. Sì, sì, appunto, stavo dicendo la giustizia napoletana di allora, ma appunto, oggi è anche più interessante. Quello, briglia, dopo un fottio di tempo abbiamo che cosa? Radio Radicale non può registrare. Due o tre grandi magistrati, ma soprattutto a questo punto, dinanzi a questa cosa è così chiara, quella per la quale, essendo naturalmente visto un processo Bassolino, no? Non c'erano più come il diavolo della nostra storia, che ci ha distrutto, che è riconosciuto da tutti, o comandante Lauro, che quello per un anno riuscì a fare qualche cosa. Ancora il laurismo, la cosa, via dicendo, eccetera. Poi si aggiungeva, tanto che, approfittando del fatto che poi nessuno poteva più testimoniare, quando proprio ci aggiungevano pure il qualunquismo di Giannetti, quell'altro. Altro però invece che vitalità umanistica, con limiti, ma molto diversa dall'altro. E allora, adesso ci troviamo semplicemente in questa situazione, che tranne Cronache di Napoli, in fondo sempre, purtroppo, davvero con molto dolore, ogni volta che sento parlare del mattino da molti anni, non so perché poi mi viene una cosa, Ciani, chissà se c'è, non me la so. Ciani. Vabbè, forse qualche uno se lo ricorderà. E tante altre cose su questo mattino. Ogni volta uno pensa come è nato, che cosa ha detto, che cosa faceva lui. E questo mattino, devo dire, quando Aldo Loris era candidato capolista, quando era il tempo, poi Rosa nel pugno, era capolista emblematico per rappresentare la Repubblica. Non sbagliavano il nome perché non ce lo mettevano. E così. Qui c'è Doriana che potrebbe ogni tanto, con la sua azione quotidiana, con i complimenti a quella Doriana, cercato di non consentire la clandestinità assoluta di quello che può interessare davvero al popolo. Guardate, se vi viene voglia, cercate proprio di, seguitemi un po'. Naturalmente è chiaro che con me mi seguite sui marciapiedi, ho sempre stato nuovo di marciapiedi, l'ho detto, ma un po' a distanza. E vedrete come, qua a Napoli, a ricominciare, era qualche giorno, qualche settimana che non c'era. Il numero, la percentuale della persona che viene attivo, no, che mi vede, poi mi riconosce questa cosa e via dicendo, come reagisco? Tanto è vero che io mo veramente due giorni poi a dire alle cose che mi dicono, grazie dell'amicizia, perché costantemente da tutte le parti. Allora è possibile proprio. Il senso di questo regime è chiaro,
loro lì, e non hanno sbagliato nella loro però miopia, non hanno sbagliato. Grillo non va in televisione. A televisione vada subito la Grillo, mattina, sera, giorno e notte. Tutti qua, un attore così, c'è Tonino Di Pietro che ormai non ci basta più, no? Con Berlusconi Tonino Di Pietro era al top documentati degli ascolti radio televisivi, come spazio. Ero messo. A un certo punto già un pochettino Tonino cominciava a perdere di smalto, insomma, se non altro. Hanno trovato Beppe e lo vanno a chiappare continuamente. Io però mi sono addolorato perché a Beppe gli avevo detto, dico Beppe, per carità, parliamoci, vediamo un poco, perché se no tu, non solo questa volta, crepi pure tu, e non sei tu che ti salvi, magari è responsabile alcune volte, ma porti a crepare umanamente, politicamente, eccetera, anche un mucchio di ragazzi, di giovani, ma anche di vecchi e di altri. Perché monologhi? Non è chiaro. E quelli, infatti, il regime, quello non vuol venire mai a discutere. È quello che ci vuole per noi. Questo è il tipo, proprio l'archetipo del fondamento di questo tipo di regime. Uno che monologa. Poi visto, c'ha sto miracolo dell'online, a cosa, che non so come si chiama quell'altro, il suo coso. Il blog. No, no, oddio santo. Casaleggio. Il quale di sillabo. E quello di sto Casaleggio, forse con lui dialogheranno, non lo so, e via dicendo. Ma adesso sono davvero addolorato. Pensate che non solo quello che siamo fra con Fabio Fabio, socialista, ministro socialista, la vita radicale che è un buon notabile dell'uomo, quando si è trattato di eleggere un sindaco grillino o un correttissimo esponente della migliore partitocrazia democratico di sinistra della propria città, noi ci pronunciamo appunto per il sindaco grillino, che è diventato sindaco grillino. Ma non avevo avuto. Ma l'altro giorno io sono andato a votare per il sindaco di Roma. Prima. E il Radio Legale mi ha venuto a chiedermi dove avevo votato. Ho detto, io ho votato Levito, il sindaco, il candidato sindaco di Milino. Non lo sapeva neanche lui, pare che non lo sa neanche adesso, che mi ha permesso di sapere. Ma era un'indicazione, una responsabilità che mi assumeva, no? Che rivendicavo. E poi per il candidato, poi l'eletto, perché come radicali in questo caso siamo molto fieri, perché come voi sapete l'eletto è una figura mitica, biblica, eccetera. E questa volta pare che dalle elezioni di Roma i radicali hanno rifornito di nuovo il mondo dell'eletto, che è il nostro eletto Maggi, che abbiamo votato, certo, solo che appunto tutto qua, mentre di altre cose non si è parlato. Napoli allora, domani. Beh, domani vedremo. Possiamo dire che tranne cronaca di Napoli, oggi io dirò sono venuto, con Vito siamo venuti un po' prima, e come vedete devo smettere anche perché, come mi dicono i medici, l'unica cosa che loro temono, non so cosa da sempre, è queste cose, vedete, un po' di scrivolature adesso che si stanno rapidamente formando, perché loro hanno paura di starci da poco. Poi mi hanno spiegato qual è il problema. E però il problema l'ho risolto. Vi ricordate quei famosi certificati medici per quali io fumavo in televisione? Okay.
Ed era perché era provato che era venuto, avevamo voluto scoprire che se fumavo, anche a letto se fumassi, fra 4 minuti avrei saliva invece Alessa, eppure solo mezz'ora, 20 minuti che non fumo. Immediatamente c'è questa cosa. E quindi fumare per me muoio subito, pare che se non continuo. Però a questo punto vorrei dire, c'è una realtà. Vedete, per le strade di Napoli è vero che mo, tra l'altro, come battuta le devo cambiare, se no mi annoio. Io già 5 anni fa, non mi prima di 5-6 anni fa mi si chiedeva l'autografo, i miei compagni sanno che io ho avuto una regola assoluta, perché la prima volta che cominciavano a chiedere che cosa mia, io sono forse un politico, diventerò, ma non sono attore, non sono una cosa, e quindi non ho mai firmato e via dicendo, e questo mi ha salvato da molte cose. 5 anni fa non fui abbastanza tempestivo. E allora mi vedevo, soprattutto a Roma, mi ricordo che a Roma c'erano in quel periodo 6-7 anni fa, 10 anni fa, ed erano soprattutto le compagnie di donne anziane o di parrocchia o di parrocchia rossa, insomma, che arrivavano, ed erano quelle, posso fare una foto con io allora dicendo, vabbè, qual è la battuta? Signor, posso essere franco? Sì, ma perché volete sputtanare la vostra età facendo le foto al pannello? Ma per esempio anche stanotte, o stamattina, quando dei ragazzi, davvero, non te l'ho visto, non so che sta a fare, cioè arrivano, hanno avuto 18 anni, 20 anni, 16 anni, avvia, e mi dicono possiamo fare la foto. A lui non gli ho detto, come stai a dire, ma perché volete sputtanarsi? È sempre quelle cose di parlare del meglio. No, gli ho detto quanto mi dai, io ho trovato giusto, se non so fare la cosa, quanto mi dai, e quindi così è stato, sono detto un pochettino così. Ma voglio dire, noi non ci vengono a cercare, Santoro e quella bella gente, no? Non ci vengono a dare questi prodotti ghebelciani, tranquilli, di destra, di centro, di sinistra. E di stampo che Berciano, a meno di ritenere che Goebbels fosse un mostro. No, e Goebbels era un mostro, ma per la gente era il numero uno bis del nazionalsocialismo. Così le cose andavano, no? Poi dopo, sì, dopo sappiamo quelle sono le cose. Beh, se vi dico che qui della brava gente, malgrado gli ammonimenti, e ne parliamo domani, perciò il popolo non lo deve sapere, non deve saperlo, noi non ci devono vedere, non ci devono, e funziona ormai come cultura, come riflesso antropologico dei nostri cari poveri compagni dell'ordine, compagni giornalisti e via dicendo, non è più, è un riflesso. Noi non dobbiamo fare notizia, non siamo notizia, no? E quindi la cosa diventa radicale, scientifica, ma non perché sono capaci di un dolo scientifico, no, perché hanno imparato di questi sono gli unici che sono pericolosi, perché il popolo, le nonne. E tu dove sei? Ho capito. Che bella voce hai, eh? Allora, stavo dicendo che è importante. Grillo, non dialoga, no? Lo vanno a cercare. Per quel che ci riguarda, mi riguarda, domani il popolo napoletano potrebbe accorgersi fra 10 anni che per esempio, contrariamente a una volta, sono venuto a Piazza Pellicino. Almirante non ci provava più perché aveva preso la metà di quello che poi. E alla Federazione Comunista del PC, nel pomeriggio, c'erano i compagni divenuti nel frattempo parlamentari europei, che diciamo a questo c'è una cosa spaventosa.
dai quartieri spagnoli, poi non avevamo ancora deportati fuori a Scampia, eccetera, ce ne occupavamo pure allora, devo dire, in tempi reali, eh? Quando ci fu una certa sintonia tra i rivoluzionari che denunciavano la deportazione, i terroristi che avevano piato quel poveromo che abbiamo salvato noi, se ne ammazzavano pure quello, no? Con le cose che sono accadute in quel periodo, lo sappiamo. Se il popolo non ci starà domani, peccato davvero, per me sarà un grande dolore. Ma devo dire, perché dovrebbe esserci? Io vi dicevo, tutte le persone con le quali ho scambiato due parole, Antocci, stavi pure tu, abbiamo incontrato, per esempio, già ieri sera, ieri notte, un avvocato democratico importante, molto importante, con il suo collega, eccetera. Ah, no. Che quando ci vediamo, quando vieni a Napoli, gli devo dare il volantino, siccome l'hanno fatto a tempo a leggerlo, non lo sapevo. Niente, tra tutti i ragazzi, tutti quanti, nessuno lo sapeva. Sono andato adesso in una clinica, fece qualche problema sul fare le analisi in tempo. Che è successo qua? Io che non me ne intendo. Ah, le analisi, vabbè, d'accordo. Comunque, vabbè, insomma, voglio dire, nessuno lo sapeva, nessuno. Allora io siamo venuti giù per dire se può essere utile, noi possiamo anche andare stasera, stanotte, stamattina, in una televisione e l'altra. Fare magari perché mi si chiede ormai una battuta, no? Questi fanno, siamo costretti a un giornalismo che fa continuamente battuta di caccia, no? Così va la battuta della caccia. Quando arriva a noi mi chiedono la battuta, perché di più poveretti non possono proporre o offrire. Vediamo domani. Io penso che invece sia possibile che ci ritroviamo per quel che siamo come popolo. Nulla di più antipopulista che il popolo. I poveretti che appunto agitano i populisti fanno il male del popolo, ma pure di loro stessi. Dovremmo salvarli, piazzare Loreto, non salvarli tutte quante le cose. Il problema è questo. Grillo pure è uno che dovremmo salvare. E stavolta rischia di restarci pure lui e non solo quelli che si sono affidati alla sua fiducia, insomma. Sono parole che abbiamo presenti, quindi questo è il fatto. Domani noi abbiamo assunto la responsabilità di, in occasione, non solo, in occasione dei 12 proposte referendarie radicali, ma aggiungo che lì ci sarà in Italia la 13ª cosa che si chiama l'eutanasia, la proposta di legge popolare. E adesso da 4-5 giorni, iniziato grosso, se dico grosso, ma da 4-5 giorni da altre parti, è necessario per uscire da questa cosa. La giustizia, le carceri, poi soprattutto le carceri, perché come prevedevo è più facile che le belle anime fanno delle carceri, i poveretti, e cose, cioè poi ammazzano loro, gli dicono, voglio magari, forse da belle anime si ingegneranno per farvi durare meno la sofferenza, insomma, si può in carcere, come dire, ridurre il tempo della sofferenza, accade sempre. E quindi questo è quello che ci attendiamo domani, che accada qualcosa che sia così eloquente che possa passare, possa, visto che, perché se riuscirò prima o poi a raggiungere quelli che per notte ci seguivano, mi seguivano, che forse adesso dicono, ah me lo dicono, perché hai smesso di lottare? Ma tutti in buona fede,
Non per me la televisione, non ti senti. No, non mi dico cosa è vero. No, non c'è. E noi poi abbiamo le riprove. La Emma Bonino, nell'ordine dei politici che gli italiani hanno potuto ascoltare e quindi giudicare, è 180esima, cioè Beppe il quarto, Nicchi il settimo, poi ci sono 10, 20, 30, 40, 50. Io, giustamente, sempre è 180esima. Io mi ricordavo oltre 200. No, oltre 200 sono sì, io. Apposta. No, dico Emma. Emma, sì. Emma, cioè, beh, però, che la Emma Bonino, che da 15 anni, a tutti i sondaggi che fanno, il povero Libero, a un certo punto stava facendo il sondaggio, ma non per la donna, per chi voleva un capo dello Stato. A un certo punto, per l'onestà di dirlo, poi fermarlo la cosa. Perché Emma Bonino al Libero o al Giornale, uno dei due, dopo 5 giorni di propaganda, dai, via, fate vivere, eccetera, aveva 5 punti più solitaria rispetto a Berlusconi, ma questo parla di 4-5 anni fa. È 15 anni che, no? E è appunto, personalmente sono 200 qualche cosa, ma di che cosa vuol dire, no? Di gente che ha potuto ascoltarmi e quindi giudicarmi. Ed è vero che a questo punto abbiamo le strade che mi raccontano altre cose, perché la uomo di strada sempre nella mia vita, come mio costante di cosa sono svantaggio, e vi assicuro che se vado in zona a Corleone o vado nei capoluoghi delle grandi tradizioni valdesi eccetera, il riflesso è lo stesso, e affetto, amicizia, sorpresa, consenso. Poi ogni tanto dico, non piglio il corallo pure io e fare il corna. Non per il fatto, parlando di Vesuvio, io come ho già detto, devo aver fatto la fortuna dei produttori di corallo che c'erano nel Golfo, e credo anche di quelli del corallo un po' più pallido, diciamo, lo siciliano, non solo quello nostro, perché a parlare all'inizio del Vesuvio e corna. Adesso il problema è che c'è il rischio che se parla di Aldo Rossi, se ci fanno parlare via dicendo, noi lo diciamo domani, ci terremo domani. Vi sono degli scienziati che nell'esercizio delle loro professioni accademiche, quindi non scienziati e professioni accademiche, evocano il tanto. Uno è sicuro che questa generazione, quella che diceva adesso, il Vesuvio torna, di questo non c'è dubbio, tornerà a manifestarsi in modo grave.